studenti, genitori e insegnanti insieme per riportare, come dicevo anche nel mio intervento, la scuola al centro del pensiero del governo. Scuola forse dimenticata per troppo tempo anche negli anni passati e che con un'emergenza come è stato il Covid è andata proprio a rotoloni. La scuola deve tornare un servizio essenziale, non può essere ritenuto un servizio non essenziale. Quindi chiediamo che vengano dati tutti gli strumenti necessari per un ritorno in classe in sicurezza. È evidente che non possiamo più rimanere dietro gli schermi dei nostri computer. La scuola deve essere una figura di ripartenza per l'Italia e per gli italiani, sia adesso durante la pandemia sia nel futuro. È importante ritornare in classe per noi studenti non soltanto come livello di istruzione, che è sicuramente migliore, ma soprattutto perché noi in Italia abbiamo fortunatamente questo mezzo che è il gruppo classe. Il gruppo classe è sicuramente fondamentale per la costruzione di cittadini coscienti e attivi all'interno della vita di tutti i giorni. Siamo stanchi di vedere scaricate su di noi le contraddizioni come dire, generate da una politica che mostra una volta di più di ridursi a mera retorica nel momento in cui si riafferma la centralità della scuola, ma di fatto non si fa nulla per mettere in sicurezza la scuola. Siamo ben consapevoli che siamo in una situazione nella quale il sentimento dominante, piuttosto generalizzato, è la paura, e la paura frena l'azione, frena la riflessione, mentre invece siamo ben consapevoli che non ci sono innanzitutto delle evidenze scientifiche, per cui un giorno sì e un giorno no, qualche cosa che viene proclamata come certezza viene poi smentita da quello che viene pubblicato il giorno dopo, e invece siamo certi che sia possibile, come hanno fatto tanti paesi europei, una gestione oculata del rischio, perché in assenza a situazioni di rischio zero ci vorranno anni per arrivare, e quindi ci chiediamo, vogliamo lasciare i nostri giovani anni e anni a casa? Vedere sicuramente i ragazzi, le famiglie che oggi manifestano perché vogliono tornare a una didattica in presenza è sicuramente un bel segnale. Noi come Partito Democratico a livello di Consiglio regionale abbiamo presentato numerose interrogazioni ma anche mozioni a partire da metà novembre, dove abbiamo sempre detto che la scuola deve essere una priorità e quindi deve essere garantita per quanto possibile la didattica in presenza. Abbiamo proposto tutta una serie di attività, dagli screening al monitoraggio, purtroppo fino ad oggi questo non è stato fatto.